Ciao a tutti, sono qui per presentarvi questo bellissimo libro che parla delle mie avventure, delle mie gesta e che per l'appunto si intitola Il Principe Azzurro. Questo meraviglioso libro, illustrato magistralmente da Riccardo Francavilla e Margherita Sgarlata, è un libro veramente speciale perché non solo parla delle mie avventure per l'appunto, ma è un silent, cioè un libro senza parole. Il lettore... Scusa. Ancora non hai detto niente di me, eh? Sì. Cioè, ha già 5 minuti che parli, non hai nemmeno nominato la principessa fucsia. Ecco perché ero un... Non hai detto che questo libro si legge dall'inizio alla fine, dalla fine all'inizio, l'hai detto? Ecco, no, perché... Certo, tu sei tutto preso di te. Ora te lo dico io, devi dire quel fatto che si legge dall'inizio alla fine, dalla fine all'inizio. Sì, stavo proprio dicendo questo. Stavo dicendo che è un libro speciale. No, perché già mi hanno messo dalla fine all'inizio, e a te dall'inizio alla fine. In più tu nemmeno parli di me, scusa, Un attimo, se mi fai continuare, stavo per l'appunto dicendo che è un silent, cioè un libro senza parole, perché il lettore che sfoglierà questo libro, da sinistra a destra, potrà inventarsi la mia storia, perché per l'appunto questo libro è privo di parole. Se, al contrario, leggerà questo libro, sfoglierà questo libro da destra verso sinistra, potrà leggere la storia della principessa fucsia. Oh, hai detto la principessa fucsia! Ah, dopo ben 12 minuti, bravissimo, grazie per avermi invitata e per avermi dedicato il tuo tempo, grazie. Adesso puoi andare, per favore. Ecco, appunto, volevo dire che se vuoi adesso puoi continuare. No, adesso continuerò, ecco, basta. Allora io vado. Nel frattempo, per favore, regia, portatemi il mio libro. Allora io vado. No, tu puoi stare, però devi stare fermo e soprattutto silent. Allora. Così? Sì, silent. Così va bene? Sì. Ecco, fate entrare il libro, benissimo. Benissimo, ecco. Ma io dove sono finito? Tu lascia stare, tu già hai detto abbastanza. Questo libro si può leggere dall'inizio alla fine, dalla fine all'inizio, dall'inizio alla fine, così, una cosa banale, ma dalla fine all'inizio ci sono io, la principessa Fucsia, che scrivo una lettera. Questa lettera viaggia, va con un piccione, attraversa tutto il mondo. Ah, una storia davvero bellissima. Tra l'altro l'hai detto questo? L'hai detto? L'hai detto che sono due storie d'amore? L'hai detto o non l'hai detto? Ma no, perché tu mi hai interrotto? Certo, tu devi parlare delle tue gesta, ma non dici che sono due storie d'amore, che ti vergogni a dirlo. Beh, ecco, magari volevo lasciare al lettore la sorpresa, se diciamo tutto... Certo, se vuoi presentare una cosa, che sorpresa devi lasciare, scusa? Allora, aspetta, zitto. Insomma, volevo dirvi solo che queste qua sono due storie d'amore, di tenerezza, di gioia, e quindi vi invito a leggerlo, anche se non si legge come tutti gli altri libri, ma si legge senza parole, così, solo con le immagini. Ecco, io poi volevo precisare, per essere proprio più preciso, che questo libro si può sfogliare da sinistra a destra o da destra a sinistra. L'abbiamo già detto questo. No, abbiamo detto dall'inizio alla fine o dalla fine all'inizio. E vabbè, a destra e a sinistra che erano la stessa cosa? Beh, non proprio, perché dicendo dall'inizio alla fine, tu dai più importante all'inizio. Ora è molto più chiaro. Va bene, possiamo staccare adesso, dai.